Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio della Road to Ranked, sempre in compagnia col buon Samugen. Ciao ragazzi. Allora, il team che abbiamo utilizzato è lo stesso della scorsa Road to Ranked, è lo stesso che ho utilizzato anche nella live precedente. Andiamo a giocarlo, va? Doppio choice perché... che schifo. In realtà no, doppio choice, sì, doppio choice. Scarf, Chomp e Band Arcanine. Attualmente siamo con un rank di 21-2-1758. Pretty good, direi, molto pretty good. In realtà non penso di aver mai fatto così bene sul Battlespot con... ok, 1820, giapponese, attenzione, questo dovrebbe essere uno dei primi al mondo. Che gioca un team con good stuff, praticamente. Coco Chomp, Arcanine, Fini, Triplotapu, c'è anche Lele e Kartana. Allora, la mia domanda quando vedo Tapu Lele di solito è: ma è Scarf? Perché se non è Scarf io non ho problemi. Se è Scarf, un po' piango. Nel dubbio potrei... perché se Z-Move muore da Kartana prima, quindi non è un problema. E la domanda è: se non è Scarf lui, allora lo è Garchomp, perché... o è AV ed è Sash Kartana. E questo che un po' mi frena ogni volta in team preview. Vanilux potrebbe non essere una brutta lead, però non fa un cazzo. Letteralmente non fa danno. No, ma fai Seawind, quello potrebbe essere comodo. Vanilux. Oddio, Vanilux Fini. No, Vanilux. Vanilux Coco. Vanilux Coco non è male. Posso fare Discharge turno 1. E far paura a Garchomp in caso. E tutto il resto lo tocchiamo abbastanza decentemente. Dietro Arcanine e Kartana o Kartana Chomp? Forse Kartana Chomp. Eh sì, perché se no non tocchiamo Arcanine in modo decente. Sì. Peccato per l'Intimide, poteva essere utile, però vabbè. Praticamente il suo team al posto del mio Vanilux, il suo team ha Tapu Lele ed è lo stesso team. Identico. Quindi, vabbè. Tra l'altro questo qua è un buon giocatore, visto che ha 1800, quindi... che bello, anche lui ha deciso che non si personalizzano i personaggi come il mio personaggio di Sole, però questo qua è quello figo e quindi va bene così. Mi si aspetta Vanilux... Fini Arcanine, va bene. E già ho un po' di... Potrei fare Discharge e mettere dentro Coco. E Coco, Chomp. No? È una buona play. Tanto con Arcanine, se si aspetta la Scarf su Vanilux, attacca Vanilux. Esatto, e quindi... tra l'altro sa che non lo tiro giù con T-Bolt Arcanine, quindi... ma, oddio, questo team è giapponese. E quindi magari se lo aspetta perché conosce il team. Però Discharge non mi sembra una brutta play. Mal che vada, mi shot a Coco. Non di certo Garchomp, non fa Moonblast random. Protect su Fini. Dai, dimmi che hai attaccato Garchomp e siamo a posto. Mi tocco poi su Poison già lì, Ok, ho fatto niente ad Arcanine. Battiterra! Matto! È la prima volta che vedo un battiterra Arcanine. Okay. No, beh, tanto sono più veloce di Arcanine. Ah, a volanti, non penso. Ah no, Arcanine è più veloce di Chomp. La speed al momento è Arcanine, Chomp, Coco e Fini. Oddio, però TQ non è una brutta play qua. Però, visto che abbiamo... sì, più che altro è perché shottiamo Arcanine. Ha qualcosa di volante? No. Ha qualcosa che si prende bene IQ? No. Quindi direi che IQ potrebbe essere una buona play. E IQ Kartana non è neanche male. Più che altro vorrei riposizionarmi, non vorrei subito... secondo me non ti conviene mettere Kartana.
Sì, però lui potrebbe fare Protect con Arcanine e Moonblast su Chomp. Almeno mi riposiziono bene e prendo la speed di nuovo. Capito? Campo. E rimetto anche il campo. Capito? Per quello che secondo me. Cioè, pari così. Adesso vediamo. Mi aspetto la Protect su Arcanine qua. È abbastanza ovvia se no. Se non sì, ma non ha switchato quindi. Flare Blitz su Rip su Kartana. Ma se facevo Protect EQ? Vabbè, mi aspettavo che proteggesse quell'Arcanine, mannaggia lui. Vabbè, rimetto il campo, Magari dai. non ce l'ha protezione, magari è bando come il tuo. Eh no, ho fatto Battiterra prima. Borafini! Vabbè, mettiamo Coco. E mettiamo Vanilluxe. Penso che sia persa questa al momento, ma. Cioè, vediamo se riesco a tirar giù sculando qualcosa, ma. La vedo dura. Se facciamo Scarf abbiamo già perso. A meno di miracoli. Kartana. Bene. È il momento di fare Discharge e Bora nello stesso turno e fare anche Full Para su Kartana. Che ne dici? È una mad play, ma mi sa che è l'unica mad play che abbiamo. Perché No? dis disagio? Perché T-Bolt non shotta Kartana. E se lui mi tira giù Coco, almeno faccio Bora e tiro giù entrambi. Se no, potrei fare anche Protect Bora. Però, ripeto, poi Fini lo tocco. Cioè, dipende se Fini protegge o meno. Diciamo che protegge? Potrebbe. Vabbè, allora facciamo Bora. Bora Protect. Coco protegge. Perché Bora, tra l'altro, lo porta in range di un altro coso di Coco. No, non ha protetto. Vabbè, possiamo sempre frizzare. No, quelle Ninetales che non Questo ha Vanilluxe. fatto doppio frizz ieri. Crit su Kartana. No, è morto da Bora. Bora di Tapu Fini, va bene. Penso che abbiamo perso comunque, però. Dipende, se l'ultimo Ailed è più lento del mio Chomp e faccio Discharge e paralizzo. E succede di tutto. Morto Chomp. Eh sì. E io continuo a confondere Coco e Chomp. Coco intendo. Ah, Garchomp. Ah, no, beh, c'è un modo in cui possiamo vincere. Che non sia Scarf. E che critti Moonblast. E Moonblast, Dazzling Gleam. Andiamo. Double crit, No, secondo me non non lo protegge. serve. Attenzione, sono più veloce. Fini moriva dalla Hail. Zeta Terra. Beh, il motivo per cui ha fatto Zeta Terra qua. Non ho capito la Zeta Terra qua. Voleva stare a parecchio, ha vinto. Vabbè, furgone da terra, va a tirare giù il nostro Tapu Koko. Non mi aspettavo Bora Fini, però, dai. Senza Vanilluxe e Ninetales poi. È per counterare Vanilluxe e Ninetales, a quanto ho capito, però. Cioè, sembrava molto più una disfatta da quando abbiamo perso Garchomp. In realtà, alla Counterare fine. Ninetales è Per cosa? Cioè, counterare. No, per counterare Ninetales, no, per per sfruttarli. Quegli avversari. Non è che li countera. counterare. Sì, ma l'avversario deve avere sia o Garchomp o Salamence, sia Ninetales o Vanilluxe. Boh, non lo so. Ma oddio, anche su Kartana fa più danno che Muddy Water e Blizzard, eh. Tra l'altro, a sapere che moriva da Blizzard, probabilmente moriva anche da T-Bolt. Potevo fare veramente Discharge. Se facevo Discharge. Se facevo Protect Discharge in quel turno lì e poi facevo Bora Dis e poi facevo Bora T-Bolt, probabilmente era meglio. Sai? Cioè, ripensandoci su, Protect Discharge poteva essere la play. Perché lui ha fatto Bora e Bora non doveva shottarmi Coco perché non sarebbe stato in campo.
al momento in cui ha fatto la bora. Siccome ha fatto sotto il corno su Vanilluxe, potevamo giocarcela meglio. Perché tra l'altro forse pensava ancora che fossimo Scar. Vabbè, 1744, 21-3, diamo un'altra, va. Vabbè, metto la host di Iridio, va. Allora, avete visto uno dei problemi di questo team. Predictare troppo rischi che poi sei fuori, cioè rischi di andare fuori partita completamente e piangi molto male. Però, io non ci potevo fare, cioè non potevo pensare che facesse Bora a caso. 1664 dal Giappone che gioca un team con Lilycol, oddio, Oranguru, Drampa, Mimikyu e il nostro amico Silvally. Ecco, con Hard Trick Room è un po' un casino. Perché non so quale dei due abbia la mental. A questo punto direi che ce l'ha Mimikyu. Sì, probabile. Arcanine Vanilluxe, come ti sembra? Non mi sembra, cioè, non penso di avere molta alternativa. Sono Sash e Reggo. Con Vanilluxe posso fare Taunt, posso fare Icy Wind, posso fare Blizzard Sottosole. E poi posso shottare anche. Cioè, se shotto tipo. Arcanine non si prende molto da Eruption, per esempio. Roba così. E poi possiamo lockarci su magari Close Combat. In modo tale da poter anche fare danni su Drampa e su Quanto è che Oranguru. secondo da Silvally esplosione con uno dei due Trigon set, quindi puoi fare Taunt Protect e sperare. Eh no, Taunt Protect con Arcanine non lo posso fare. Vabbè, non lo fa, Non lo dai. so. Non lo fa, porto Fini e porto Garchomp. Vai. Non so perché ho portato Garchomp, qui era meglio Coco. Perché mancava 3 secondi, cioè l'unico motivo per cui ho portato Garchomp è quello. Stavo pensando un po' troppo. Vediamo. Bam, bam, bam. Vediamo cosa lidda. Se lidda Explosion però mi incazzo. Silvally Mimikyu. Che tipo è? Perché se è normale Close Combat dovrei fa. No, sono più lento. Azz. Dici che almeno uno mi shotta lo stesso, Arcanine. Boh, cioè non ho alternativa, non posso switchare su Fini o Garchomp. Oddio, potrei switchare su Garchomp e proteggere o fare Taunt. No, forse è meglio fare Taunt. Aspetta, Vanilluxe è più veloce di Silvally, no? Boh, provo Taunt Close Combat a sto punto, dai. RIP! Non so se lo tengo. Arcanine l'ha tenuto con 5. Mi tiro giù da solo con la heal. Però se riesco a fare sto taunt sarebbe una cosa carina. Potevo fare Flare Blitz in effetti. Disguise. Sì, appunto. Ma non gli rompo il disguise con Zuffa. Il taunt è andato però, non può fare Trick Room. Ottimo. Nice! Qui Coco sarebbe stato not bad adesso. Devo entrare con Chomp, mi sa. Torkoal. Ho Tapu Fini come alternativa. Direi che è meglio Chomp qua. Frana e Blizzard. Preghiamo. Oranguru. C'ha la mental questo. Rockslide Blizzard? Dai, uno dei due lo frizzo, dai. Lo flincio. Dai, vabbè, questo è un gameplay fortissimo. Non ho alternative, non posso shottare Oranguru. Cioè, Fini era peggio qua. Vuol dire che dietro ha uno lentissimo, perché se mi ha messo davvero due. Ho missato Oranguru con Frana. Blizzard non può missare, per fortuna.
Non ha, secondo me non ha torco al dietro, a drampa. Bora. Dai, Vanilux. Dai, Vanilux, fai quello che devi fare. No, niente freeze. Mimikyu non flincia, ho missato Ranguru e quindi mi ha crittato, tra l'altro. Trick Room, ok. La play qua. Ok, Oranguru, Mimikyu. Chomp, ok. La play qua è non dargli free switch. Secondo me. Siccome ho fini, direi che il caso qua è fare Calm Mind. Perché quello che ha dietro di, se, o è speciale o è speciale. Mi sa. Vediamo un po'. Ma mi sembra che sia speciale. Sì, ha Drampa dietro. Oh, cosa? Quindi sì, per forza. Calm Mind e Rockslide. Il problema è che i danni Cosa? su carineria fa un sacco di danni. Sì, ma non è Orb. O forse sì. Però se è Orb dovrei comunque tenerlo su Chomp. E deve farne due. E poi Tapu. Ah, Tapu Fini è timid però. Lo fa carineria? Boh, magari non lo sa che sono scarpe. Magari pensa che protegga. Non lo so. E non ho molta alternativa qua. Cioè, nel senso, Double Knockout non lo posso prendere. Taunt! Oranguro! Bastardo! Carineria. Mi sa che non lo teniamo. Lo teniamo tantissimo invece. Ah, perché è intimidito, è vero. Sai che forse Mimikyu va giù? Sì, da Rock Slide più. Devo fare la mossa acqua. No, non va giù. Ok, buono. Ok. Deve shottarmi Chomp. In posizione può fallire. E qui è questo qua, qui siamo arrivati. No, vabbè, dai, Frana, Fanghiglia, se ito entrambi potrebbe tirare giù Ranguru. Perché dovrebbe essere single target se mi attacca a Chomp, quindi forse Moonblast era meglio, faceva più danno. Su Oranguru. Sì, era meglio Moonblast qua. Su Oranguru. Vabbè, Potevamo. Eh? come lo predicti un tanto Ranguro? No, non lo predicto. Appunto. Ah. Ok. Mi ha doppio targettato Fini. Mi sa. Ha fatto la Z. Destino obbligato Z? Ah. Ok. Rip. Missa! No, l'ho hittato. Rip. Sì, va bene, avessi fatto Moonblast era la stessa cosa. Anzi, forse era anche peggio. Dai, muori dalla hail. Muori dalla hail. È morto dalla hail. Vabbè, non che possiamo vincere comunque se è da Torkoal o Drampa. Quindi mi serviva Fini. A Torkoal, ok, GG. Ah, e come potevamo giocarla meglio? Non potevo predittare Taunt. Perché lì avevo praticamente vinto avessi fatto la mossa acqua. Perché poi Torkoal non mi tocca per niente. Non mi tocca per niente Fini e lì era finita la partita, però. Devi rischiarti il taunt anche su Ranguru. Era mental al 100% se l'ha messo lì così, eh. Potevi tentare. Ho capito, ma perdevo ancora di più, però. Almeno ho fatto Bora, lì ho fatto un po' di danni. E potevo rischiare il freeze. Se non altro. Va bene, allora questi due giapponesi ci hanno un po' aperto il team. E avete visto come non sia facile comunque giocare sul Battlespot al momento, perché Bora, Fini e Taunt, Oranguru, random ti appaiono a caso e tu dici vabbè. E questo in Best of 3 magari te la cavi molto meglio rispetto a una Best of 1. Però qui Battlespot è così. Va così il primo che ha una sculata, roba così. Nel scorso episodio avete visto Rockside Flinch, altrimenti non si usciva. Comunque ci vediamo con un prossimo episodio venerdì. Vedremo se ancora in compagnia di Samugen, vediamo se è ancora lo stesso team o meno. Noi ci vediamo presto. Ciao!
Ciao ciao!